Presidente, grazie al segretario anche di questa istituzione che ci dà in qualche modo la misura, anche il conforto che l'autorità ci sostiene in maniera convinta, decisa, su un tema delicatissimo, un tema di grande attualità. L'Internet oggi rappresenta il centro di tutte le comunicazioni in Italia, rappresenta veramente un elemento fondamentale per la vita di tutti i cittadini, e poter incidere noi come Corico in questo sistema, dare un contributo, insegnare, l'abbiamo fatto in questi anni attraverso un'attività di sensibilizzazione e di incontro, di ascolto dalla base. Adesso vogliamo sempre di più diventare un punto di riferimento per la comunicazione a 360 gradi e l'identità personale, digitale, la web reputation, il mondo di internet in generale ci interessa molto e vogliamo incidere in questo senso. Perché i Corecom perché questa scelta, che ovviamente ci viene segnalata da una proposta della società Reputation Manager, e questo progetto che è stato coordinato dall'ingegnere Leoni, che ringrazio anche per l'attenzione di questo periodo e per il lavoro che ha svolto di altissima professionalità. I Corecom hanno avuto e hanno oggi una grande possibilità di dialogo e di confronto con la base, dicevamo, con i cittadini, le istituzioni, le università, le scuole, i centri di ricerca, ma voglio dire anche proprio i piccoli comuni, le realtà interne, le parrocchie. E questo confronto quotidiano che noi riusciamo a avere con la base ci permette oggi di avere un quadro delle criticità anche del mondo di internet che è significativo. Noi ci occupiamo prevalentemente oggi di tutela dei minori attraverso il sistema delle televisioni locali, quindi delle TV del territorio, cercando di monitorare quello che è il rispetto dei vari codici di autoregolamentazione, media e minori per esempio, ma anche sul tema dei cartomatti. E l'altro aspetto fondamentale è quello delle conciliazioni, cioè 100.000 famiglie, tra famiglie e imprese, entrano al Corecom con un problema legato alla telefonia mobile e fissa e escono fuori con la soluzione. Questo significa che i nostri organismi sono pronti a dialogare con il territorio, con i cittadini, e portando soluzioni concrete. Siamo un punto di riferimento, oggi lo possiamo dire, dopo tanti anni in cui è stato difficile anche concepire i nostri organismi come una struttura pubblica che potesse dare un contributo reale sul tema così delicato. E allora oggi noi sempre di più vogliamo diventare questo riferimento, e lo sportello significa poter incontrare il disagio, le criticità. Il 64% dei cittadini oggi che naviga su internet ci rappresenta una difficoltà e criticità proprio rispetto ai temi del cyberbullismo, del sexting, anche della pedopornografia. Insomma, sono temi delicati. Il Presidente richiamava anche i casi di suicidio di giovani incappati in modalità, purtroppo, in una rete che nasconde le cose negative. A volte i ragazzi non hanno quelle infrastrutture culturali e psicologiche per decodificare un messaggio, per capire cosa c'è dietro un volto finto o un link attraente ma di grande pericolo. E poter essere sul territorio, poter capire il disagio, poter confrontarci, parlare, confortare anche le famiglie che vivono un disagio di questo tipo diventa fondamentale. E poi riportare tutta questa esperienza, questo dialogo continuo, ad un livello superiore, ecco l'autorità, che a questo punto poi può svolgere, può far fare il salto di qualità nella regolamentazione. Sappiamo che il tema è difficile, è complesso, è delicatissimo, c'è un percorso lungo da fare, ma noi dobbiamo iniziare da qualche parte e lo dobbiamo fare come soggetti pubblici che ci mettono la faccia, perché questa sperimentazione è un rischio anche per noi. Lo dobbiamo dire, siamo i primi in Italia che si occupano in questo modo, con questa modalità di web reputation, di identità digitale. Io faccio un discorso ancora più ampio, non voglio, come dire, lasciare parentesi o confini. La rete è un tema gigante. Noi stiamo, per esempio, con le università italiane stiamo facendo dei bellissimi progetti di media education, che significa anche attenzione alle nuove tecnologie, non solo i rischi, anche le opportunità devono essere valorizzate e messe a disposizione dei più giovani e non solo. Ma oggi attraverso il nostro sito si può immediatamente fare un intervento di contatto con un'istituzione pubblica, che in questo caso è il Corecom del Lazio, il Corecom
delle Marche, i nostri presidenti ovviamente li hanno delegato a rappresentarli, ma c'è anche in questo un nuovo corso di condivisione dei progetti, condividendo i progetti, le buone pratiche, le belle esperienze con serietà. Anche lo richiamava il presidente Cardani, anche in questa fase di difficoltà economica, il fatto che una società privata investa in questo campo e a noi ci permette di avviare un percorso a costo zero, significa tanto, è un bel messaggio che noi diamo ai territori e ai cittadini. E dicevo, collegandosi attraverso il nostro sito sarà possibile, poi lo vedremo poi tecnicamente grazie anche all'intervento del dottor Roberto Sgalla, del direttore centrale, che si occuperà di coordinare questa attività più tecnica e specifica per Reputation Manager, e c'è la possibilità. Andrea Barchese, facevo confusione rispetto al programma che ho qui sotto mano, e dicevo, attraverso la sua presenza avremo la possibilità anche di vedere esattamente come funziona il progetto nello specifico. Roberto Sgalla adesso invece lo dobbiamo citare in maniera opportuna, perché la polizia rappresenta un punto di riferimento fondamentale in questo processo. Il dottor Sgalla sta arrivando, ci sono già rappresentanti della polizia che danno un segnale in questo senso. Sui casi più difficili, più complessi, di grande criticità, noi ovviamente dovremo chiamare, coinvolgere direttamente la polizia, che già fa un lavoro ovviamente in questo campo che è di grande efficacia, di grande interesse, di grande professionalità, e noi vogliamo mettere un mattoncino in più sul territorio, come ho cercato di rappresentare. E volevo anche ringraziare la presenza di tante personalità del mondo della comunicazione che a più livelli, a diversi livelli si occupano di questi temi, come la Elisa Manna del Comitato Media e Minori, del Censis, del Consiglio Nazionale degli Utenti, Gian Maria De Paulis di Confindustria, Ezio Ercole del collega dell'Ordine dei giornalisti del Core con Piemonte. Ci sono insomma tante persone interessate ad accompagnare questo percorso virtuoso che oggi parte, con la soddisfazione e anche la felicità del presidente Cardani, che per noi è fondamentale. Grazie.